Bene, amici del Museo dello Sport, buongiorno, Armando, i microfoni. Oggi è una giornata veramente importante per quanto riguarda la mia posizione e per quanto riguarda il grande atleta che ho davanti, che l'ho visto ragazzo e oggi me lo ritrovo veramente con dei lustri che sono proprio una grande soddisfazione per me e per tutti noi gli spezzini, perché indirettamente Jacopo Botto è un nostro concittadino e questo già è un lustro per la nostra città, in quanto il suo onore oggi è passato alla nazionale. Perciò tanto lo salutiamo e vogliamo un primo approccio della giornata, in questa giornata della marineria, come mai che si trova qui per venire a vedere la marineria, per tutto quello che è il grande successo che ha avuto, insomma, raccontare un pochettino questo tratto di storia che lo ha portato così a degli apici che forse mirava da tempo, ma è arrivato con grande sorpresa e con grande rivelazione. Sì, dai, innanzitutto ciao a tutti e niente, sì, diciamo che quest'anno è stato un anno molto, molto positivo per me. Ho fatto il mio primo anno in A1 e di conseguenza è arrivata la chiamata alla nazionale. Infatti sono tornato da poco e ne ho approfittato adesso per venire a casa qualche giorno, visto che adesso c'è anche la festa della marineria, che penso che sia una festa bellissima e importantissima per la nostra città. Quando posso cerco sempre di venire a casa e qua soprattutto agli amatori del mare, perché è un posto dove sono cresciuto e che porterò sempre con me. Io faccio un passo indietro perché oggi voglio parlare con Jacopo Botto come ragazzo, ma nel solito tempo devo rispettare la sua grande presenza di atleta, perché è un atleta di pallavolo, un atleta nazionale, un atleta che l'abbiamo visto, chi l'ha visto, chi poi potrà documentarsi, ma lo documenteremo anche noi, tutta la sua carriera. È andato in Australia e ha fatto la prima partecipazione a una grande partita Italia-Australia, che è stata veramente... Parliamo un attimino di questo piccolo grande successo e per te la prima grande avventura della tua vita di importanze enormi. Sì, sì, è stata la mia prima avventura con la maglia azzurra. Abbiamo girato il mondo perché abbiamo fatto tappe in Australia, siamo andati in Brasile, la Serbia, quindi direi che quest'estate è stata un'estate piena. Abbiamo ottenuto, secondo me, un buon risultato, potevamo fare meglio sicuramente, però l'obiettivo era comunque di integrare molti giocatori nuovi e penso che, insomma, l'obiettivo è stato raggiunto, insomma, quello di integrare tutti questi giocatori per farsi in modo di prepararsi per le Olimpiadi del prossimo anno. Ora diciamo così che, tornando indietro, nel 2012 eri venuto qui e io ho voluto farti la prima intervista dicendo: ma quali sono le tue aspettative? Poi, perché sapevo che venivi dal mondo della pallavolo tramite tuo padre, tramite tuo fratello, perciò era l'aspettativa. La tua risposta dice: vestire la nazionale. Oggi che hai visto la nazionale, che vesti questa maglia azzurra, qual è il tuo pensiero? Beh, penso che ora come ora più di quello non c'è, quindi penso di aver raggiunto il massimo a livello pallavolistico e sicuramente è un bellissimo traguardo, ma allo stesso tempo è un punto di partenza, perché per rimanere in nazionale bisogna comunque impegnarsi, non basta fare quello che ho fatto adesso, quindi bisogna impegnarsi di più per raggiungere, insomma, un obiettivo che è l'Olimpiadi, che è l'obiettivo penso di qualsiasi atleta, e quindi adesso mi aspetta fra poco riprendere la mia preparazione con la mia squadra e devo per affrontare, insomma, nel miglior modo possibile la stagione per rientrare nel giro azzurro la prossima estate. Insomma, l'uomo Jacopo oggi non si ferma, c'è già un'altra meta, cioè vuol dire che non bisogna dormire sugli allori, bisogna andare e competere per quanto riguarda e i colori italiani e per quanto riguarda poi la prossima avventura, se avverrà. Sì, sì, no, non bisogna mai fermarsi, poi soprattutto a livello fisico noi quest'anno abbiamo sempre stati impegnati, perché io comunque da poco che sono, diciamo, a riposo e quindi ho fatto poche vacanze quest'estate, ma va benissimo così. Adesso inizia un'altra avventura, ormai la parte azzurra, diciamo, bisogna metterla da parte, perché adesso bisogna pensare alla mia squadra, affrontare questo campionato che spero che sia, insomma, molto positivo per la squadra, per me,
e poi se ci sarà un'altra chiamata a maggio-giugno sarò pronto per rivestire la maglia azzurra. Siamo ospiti in un ponte di comando dove c'è stato il nostro passato, cioè che eri bambino che ci venivi a giocare. Oggi siamo ancora qua, vediamo dietro delle fotografie di Maiorca che ha fatto dei record. Oggi ti senti un uomo arrivato con un target oppure per te la tua vita è sempre normale? No, beh, sicuramente quello che ho ottenuto quest'estate è sicuramente un grossissimo traguardo, perché dopo tutti i sacrifici che ho fatto, essere lontano da casa, finalmente sono stati ripagati. Però, come ti ho detto prima, è un punto di partenza, perché per me il primo anno in nazionale vorrei cercare di rimanerci più a lungo possibile e per questo non bisogna mai fermarsi. Quando è arrivato questa sera nella squadra, cosa è successo? Qual è stato il grido di giubilo tuo oppure della squadra? Ma quando è arrivata la chiamata, diciamo, ho dovuto offrire un po' di cera, un po' di cose da bere ai miei compagni di squadra, ma penso che sia giusto e sia stato bello così, perché insomma era una chiamata tanto attesa, diciamo, poi dopo la bella stagione che ho fatto speravo che arrivasse ed è arrivata, quindi sono contento così. L'Australia l'hai affrontata in maniera serena. Avevi paura oppure, cioè, affrontare un mondo diverso, poi comunque sempre è una partita di pallavolo, però insomma, affrontare un mondo diverso dove le responsabilità italiane proprio sulla tua maglia erano così importanti, c'è differenza? Beh, sicuramente quando vesti la maglia azzurra ha un peso molto più particolare rispetto alla maglia di un club, perché rappresenti un'intera nazione, rappresenti i tuoi concittadini, insomma, rappresenti tutta la popolazione e bisogna sempre portarla con il massimo rispetto, ma anche in campo, insomma, la differenza si fa sentire perché quando entri in campo hai parecchia, diciamo, pressione positiva comunque, però diciamo che si fa sentire, però insomma le prime partite è stata dura, perché non essendo abituato è stata difficile nascondere l'emozione, ma dopo una volta insomma sciolto il ghiaccio, diciamo, sono andato via liscio. Il coach come ti ha accettato, come ti ha visto, come ti vede, insomma. Beh, diciamo che mi ha dato molta fiducia anche quando, diciamo, abbiamo perso una partita con me in campo, è stato bravo, mi ha ridato fiducia, la partita dopo l'abbiamo portata a casa la vittoria, quindi sono molto contento, lo ringrazierò per sempre perché mi ha dato l'occasione più bella della mia vita e speriamo che ce ne siano altre. Io nell'altra intervista mi era venuto in mente perché avevo visto la partita, il classico colpo dello scorpione che alle 8, aspettiamo. E questo colpo è un colpo particolare? Cos'è? Avviene per caso oppure si può fare ricercandolo? Beh, diciamo che quello lì è stato un mix di cose, è stato che l'ho cercato, che è stata molta fortuna, però insomma è un colpo che si vede veramente pochissime volte nel nostro sport, quindi è stato, diciamo, quel colpo lì è stato famoso per un po' e ancora adesso ogni tanto qualcuno che mi vede per strada me lo ricorda. Io te lo ricordo perché francamente l'ho memorizzato e l'ho visto e francamente mi ha colpito, cioè non lascia il tempo che trova, insomma, perché è un tiro che bisogna ricercarlo e poi avere molto occhio per poter prendere il pallone e rimandarlo, insomma. Soddisfazioni, un po' di palmarès, dai, diamo un po' qualche cosa, qualche risultato. Soddisfazioni, sai, quando si arriva a questo livello qualche soddisfazione c'è stata in passato, quindi I tuoi arrivi, io gli visto ultimi anche. anni sono stati molto positivi perché 2 anni fa abbiamo conquistato, insomma, la promozione con il campionato di A2, siamo saliti in A1 e quest'anno, insomma, abbiamo fatto il campionato di A1 specialmente nel girone di ritorno da protagonisti, quindi conseguente chiamata nazionale, quindi penso che i miei risultati di averli ottenuti. Adesso, insomma, la strada è lunga, non mi voglio fermare. Pian piano so che la squadra migliorerà. Adesso iniziamo la nuova stagione cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Ora la medaglia ci vuole quella personale, insomma, la medaglietta della compagna, insomma, quella che deve un po' a questi punti deve venire poi in giro con te, perché francamente sei sempre in giro, se no. Eh sì, diciamo che non è facile, insomma, affrontare una vita di coppia facendo questo sport lavoro, perché comunque si è sempre impegnati e è difficile vedersi, però sono sicuro che andrà tutto nel miglior modo possibile. Qual è stata l'azione più forte per te che ti ha dato più soddisfazione? Quando hai avuto proprio, come si dice, ah,
che soddisfazione? Beh, soddisfazione è stato quando abbiamo vinto la finale dei playoff, perché era parecchi anni che ci battevo vicino e non ce l'avevo mai fatta. Finalmente avevamo una squadra veramente competitiva, abbiamo fatto il campionato da protagonisti e diciamo quando è caduta quell'ultima palla finalmente ho detto ce l'ho fatta, perché era tanto tempo che ci la inseguivo e finalmente l'ho raggiunta. Un'altra cosa, lo spogliatoio, ecco, adesso perché adesso passi da uno spogliatoio all'altro facilmente, perché sei nella squadra però poi devo andare in quell'altra. Ecco, lo spogliatoio come reagisce con i tuoi spostamenti? Adesso che ci saranno sicuramente, sarà una cosa normale oppure... No, beh, arrivati a questo livello qua sono, diciamo, abbastanza normali. Sono soddisfazioni per la squadra, perché vuol dire che comunque anche loro hanno fatto bene per farmi arrivare là, quindi... Io ringrazio sempre i miei compagni perché mi hanno fatto, diciamo, arrivare a vestire la maglia azzurra, e per quanto riguarda gli spostamenti allo spogliatoio non ci saranno assolutamente problemi. E invece per quanto riguarda il tuo passato agli Amatori del Mare, quando eri bimbo, adesso che sei ritornato, vieni dalla mamma, la vieni a trovare, come la vedi tua mamma? Sempre la mamma di prima, coccolone, oppure adesso la vedi un po' donna, un po' separata da te? No, beh, diciamo che quando sono a casa talmente poco che quando sono a casa mi coccola, quindi, e io ovviamente ne approfitto, quindi no, io quando torno a casa sto bene, cerco di venire il più possibile anche se non è facile con tutti gli impegni, anche qua agli Amatori del Mare, insomma, io qua sono cresciuto, anche te mi hai visto da piccolino, quindi è sempre un piacere, ci sono un sacco di amici che vedo molto volentieri, e, insomma, è, diciamo, la mia seconda casa. Ti manca un po' il mare? Beh, sì, diciamo. Diciamo che, insomma, per uno che ha vissuto al mare come me, quando poi vai via non è facile, quindi torno sempre volentieri a casa. Allora io la prossima la vorrei dopo. Come diciamo? Il prossimo obiettivo saranno? Il prossimo obiettivo adesso c'è, insomma, lottiamo a tutto spiano. C'è un obiettivo, insomma, per la prossima stagione che sono le Olimpiadi, anche se ho una piccolissima possibilità di andare, ci proverò, non sarà facile, però insomma speriamo che questa intervista mi porti fortuna come l'altra e di rivederci dopo le Olimpiadi. Ma sì, si dice sempre non c'è due senza il tre, speriamo, no? Di questo tanto ringraziamo Jacopo Botto per questa... ci hanno fatto un po' sudare perché francamente sul Ponte di Comando c'è po' caldo, però indirettamente è una sudata un po', come si dice, per vincere, perché effettivamente qua si è partiti, sei partito di qui, sei ritornato qui, la tua casa ti accetta sempre, ti vede sempre con grande piacere e mai più tanta soddisfazione sei dato, perciò alla grande vedere Jacopo Botto nel nostro Amatori del Mare. Sì, come hai detto te, insomma, anch'io torno molto volentieri qua, perché come è la mia seconda casa, ci sono cresciuto e penso che ci starò per sempre qua. Un sogno nel cassetto? Il sogno del cassetto è quello, sicuramente quello di giocare alle Olimpiadi, non sarà facile, però insomma abbiamo ancora un anno di tempo e speriamo che sia l'anno buono. Ci lasciamo così, alla prossima. Arrivederci l'anno prossimo. Ciao, Jacopo. Ciao a tutti.